Allora, siamo abituati a dei video diversi, no? Il video dove sto al bagno, eccetera, eccetera, ho fatto dell'ultimo, stavo mezzo giardino, oggi sto finalmente in teoria in relax, faccio così perché c'ho la famiglia che mi guarda, stanno a scaricare roba, io non mi ho dato la mano. Ma è arrivato oggi il momento di provare il famoso pino alpestre Iced. Allora inizio subito a dirti una cosa semplice: con sto caldo che fa, i saponi spesso e volentieri al 99%, anzi quasi al 100%, arriveranno a casa quasi liquefatti, perché il caldo, consiglio qual è, il rimedio qual è? Lasciarlo un po' aperto in un posto fresco. Tu mi dirai, dove è il posto fresco dentro casa che fa 87 gradi? In un posto fresco, magari qualche anche istante in frigo. Non si compromette nulla col calore, l'importante è che, ripeto, non è rimasto aperto mentre viaggiava, eccetera eccetera. Allora, io stappandolo avverto una forte presenza di mentolo, anche se il pino alpestre, come tu ben sai, è un balsamico molto 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 piacevole, ma l'intento qui sicuramente è quello di farlo risultare molto più fresco rispetto alla versione che conosciamo. Allora, io ho pochi strumenti oggi e poi per tutti quelli che sono amanti del Parker Variant Adjustable oggi lo riutilizzo, quindi quarta rasatura, già avete chiuso il video, lo so, ma non mi interessa, ma io devo testare, devo provare, devo fare. Allora, Parker Variant Adjustable quarta rasatura, non so se si vede, scusa, ma il gazebo mi leva la luce, ho provato con i faretti, ma i faretti purtroppo non vanno. Pensavo di registrare un'altra volta col telefono, però ho detto anche no, quindi perdona un attimo la luce che ci sta. Allora, sì, perché mi è comodo, stavolta ho lo specchietto serio, mi posso vedere tranquillamente, fa già caldo, veramente caldo, non sto al solito campeggio, me l'ho spostato quest'anno, c'è un po' più tra virgolette di tranquillità, poi c'è meno gente che mi osserva in modo strano perché mi vede un po' così. Allora, andiamo intanto, ripeto, a mentolo è molto forte, la fragranza è spinta bene appunto dal mentolo e anche dalla canfora, e mo vedremo se effettivamente rinfresca o meno. Veteran Blue, sta a passare il trattore Carlotta, no, questo è il fa. Ah, l'acqua è rigorosamente temperatura ambiente, perché non c'ho, dovrei attaccare la sacca quella per fare la doccetta, ma ancora ci sono riuscito, considera questo è il secondo giorno, ieri sono arrivato. E allora, niente prebarba, niente, vediamo un po', anche se con sto caldo io di il poro in teoria già libero. Che c'è, Rachele? Vabbè, ma è normale, sta in mezzo alla natura. Attendo, adesso sono rasature familiari, Allora, stizziamo un po' un attimo l'evo, vediamo. Allora, la consistenza è molto morbida, molto molto tantissimo, quindi il mio consiglio, se vuoi aprire la cordita, fa come da fare, a me poco mi interessa, potrei pure approfittarne qua sopra perché è rimasto un po' qua sopra, e mi sa che faccio proprio quello. Comunque, al di là di tutto, io inzuppo un pochettino il pennello e controllo sempre quanto ne prelevo, proprio per essere abbastanza certo di non prelevare quantità esagerate, che secondo me poi si sprecano e non hanno un senso. Allora, montaggino, brucia, e mo vediamo se brucia pure la forza del mentolo. Vediamo, logicamente ho due acque separate, una è per la rasatura, l'altra per darmi una rinfrescata a fine. Ho preso un po' troppa acqua. Allora, già noto che ho preso troppa acqua e poco sapone, quindi strizzo, levo l'acqua in eccesso, che è tanta, vado a prendere, come dicevo prima, un altro po' di saponcino e riprovo.
Allora, devo essere sincero, non lo faccio perché te devo vendere sto coso, anche se c'è chi mi scrive, lo fai solo per farlo vendere. Allora, la sensazione è quella di fresco quasi immediato, sta parte già comincia a essere bella forte, c'ha un leggero richiamo, ti ricordi quando dicevo l'effetto lacrimogeno? Un po' lo fa, e ti devo dire che la forza del mentolo c'è sta, poi se non ci credi lo compri e mo dici, se non te lo fa e mi dispiace. Nel senso che io lo percepisco sul mio viso e poi ho notato che se metti una puntina, ma proprio una puntina di acqua in più, la cosa migliora. Eccolo qua. E poi questo caldo che fa qua, anzi sta bene, tutta Italia sta a far caldo, però in particolar modo ieri qua ci stavano 39 gradi, una cosa indicibile. Allora si tratta bene e sfido chiunque a dire il contrario, ma ci odiate però il prodotto, come dico spesso, quando sento troppe chiacchiere, le chiacchiere vanno avallate anche dal possesso appunto del prodottino. Allora, bello pronto, vado, sciacquo le mani, mi sento un calippo. Ragazzi, poi se va al mare, mo state tranquilla, su, no? Vado, mi muoio. Bracciolino, me lo tutto gonfio dopo. No, aspetta, non passa di qua, non passa di qua. Te lo faccio dopo. Metto qua la zabbaiola. C'è l'assistente in su che mi guardano male. Allora, guarda la seduta, ancora va, ce la posso fare niente, ancora va, lo fa lo zozzone. Cosa pezzo, picchio? Chiamalo, picchio! 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 Che c'è, picchio da te? Picchio sta sotto la roulotte a prendere il fresco, come lo sto a prendere io qua. Allora, la fragranza è buona, spinta appunto da sta forza che si sente, te lo posso garantire, considera, ripeto, fa molto caldo qui, si sente molto bene, quasi azzardo a dirti che se la sta combattendo contro lo snack bite, che adesso che ho scoperto sento ancora di più il fresco. Logicamente sto a combattere anche contro il caldo che mi va un po' a seccare il sapone, anche se è un po' difficile fare sta cosa, questa operazione. Proprio da campo. Dov'è allora? Lorenzo? Dove vai? Qui oggi gli è pizzicata la zanzara e gli brucia. Allora, il fresco è molto bello acceso, lo posso garantire, ma molto, e secondo me ha
da una parte un po', diciamo così, mi dispiace, ma è la realtà, di fatti, nel senso che è molto più forte dello snack bite, non c'è niente da fare, lo sento molto più acceso. Allora devo alzare un po' l'aggressività del rasoio perché vedo che sta faticando nel taglio. Ok, eh sì, mi serve sempre qualcosa di più, lo devo utilizzare con aggressività maggiore. Ah, freschezza c'è, tanta, la percepisco, tanto lo so che poi ci sarà il solito che dirà ma non è vero, perché io devo, è vero. Poi quello che lo prova dice sì, è vero, effettivamente è molto forte, non è ai livelli diciamo dei commerciali, è veramente superiore, bello forte e piacevole. E poi di quanto ne ho prelevato, hai visto? Giusto per farsi capire, per essere onesto. Allora, vediamo come va. Mazza, però è scomodo passare la barba così, sai, veramente è scomodo. Questa volta la faccio entrare la ruota, così però faccio vedere pure che catapecchia ho io. Allora, scorrevolezza molto buona, chi mi gira intorno, d'altronde le esigenze sono cambiate, sono diventate differenti, quindi di conseguenza no, ti fai male con quello, posalo. E soprattutto grazie a voi, la possibilità. Buono. Oh, se la so che ancora regge sta la metà, anzi, ancora regge. Mamma. Senti il coro d'Antoniano, mamma. Allora, vabbè, altro non sono ragazzini che io fa. Era un coso, allora scioccamo il rasoio, un po' si è seccato ma è normale. Allora posso decretare, posso dirtelo tranquillamente, ripeto senza problemi e poco mi interessa, che questo fino al destre è veramente qualcosa di piacevolissimo, un mostro bello fresco. Logicamente se gli dai poi una sciacquata al viso con l'acqua fredda tutto si amplifica, è qualcosa di meraviglioso. Allora, questi sono video campali dove c'è appunto la presenza della famiglia, come vedete e come senti. Non ci si può fare niente perché fa parte della vita.
ed è giusto così. Allora, vediamo di levare il più possibile. Bello freddo, piacevole, la maglietta ormai si è zozzata, mi dispiace, non ci posso fare niente. Sicuramente molto, secondo me, un pelo più alto come forza rispetto allo snack bite. Formula J1. Allora, vado a prendere lo specchio perché mi vedo poco, troppo lontano. Me la godo. Una di quelle poche volte che riesco a vedere bene il viso mentre mi rado. Allora, alla grande, perfetto, è andato bene pure lui. Certo, non è il massimo radersi così, ripeto, è sempre bello davanti al lavabo con tutta la tranquillità e comfort possibile, però è andato bene. La freschezza dura ancora di più, ripeto, se ci metto l'acqua fredda sopra è tutta e solo goduria, ma devo andare a sentire l'aftershave, eh sì, perché c'è anche l'aftershave che è rinforzato, eccolo qua. Allora, io oggi l'ho provato, oggi te l'ho detto e ripeto, per me è molto più forte. Poi, in base a tutti quelli che lo vorranno provare e daranno la propria opinione, possiamo poi farci insieme un'idea, ma secondo me l'idea è quella che sto sapone spacca, nel senso che è bello freddo. Andiamo a sentire l'aftershave, andiamo così. Allora, l'after pizzichicchia un po', pizzichicchia, nel senso che il mentolo si fa sentire, vediamo un po' fino a che punto, e facciamo il nostro punto della situazione. Profumazione molto piacevole, molto ampliata, logicamente spinta sempre dalla parte alcolica. Vediamo un po'. Mantiene bene il fresco. Perché dico fresco? Perché a rispetto del sapone, devo essere onesto, non è così forte. Però è più forte rispetto alla versione passata. A differenza dello snack bite, che quando lo metti in viso comunque si ha l'esplosione del mentolo, è molto più accentuata. Qua è un po' più tranquilla, forse perché magari hanno voluto fare un sapone molto forte, ma riducendo poi, tra virgolette, il fastidio del mentolo. Anche se più passa il tempo, più la freschezza arriva. La freschezza molto piacevole. Oh, sto a testa con te, mi sta passando adesso un filo d'aria che è bollente poi. Però ti lascia e rinforza appunto la freschezza del sapone sottostante. Quindi te posso dire, cerchi qualcosa di fresco, sicuramente fino al pestre fa per te. Poi, sfruttato in malo modo, perché l'ho utilizzato malissimo, cioè conto che sto a casa e ho tutti i miei comfort, l'acqua calda, l'acqua fredda, qui non niente, zero. Quindi questo è quello che te posso dire. Poi ripeto, grazie a tutti per avermi dato nel tempo possibile del vostro lavoro e poi se ci riesco lo faccio fare un giro nei dintorni e fate vedere come sto combinando, come la sto combinando. Comunque sì, si sente, secondo me, la tacchetta sotto rispetto allo snack bite, forse si sente molto piacevole. La cosa del mentore è che devi aspettare, capito? Devi stare un attimo tipo uno scemo, guardate in giro che succede, non succede, per vedere quello appunto che ti dà la sensazione. Comunque sì, secondo me leggermente da poco sotto lo snack bite in versione after, ma il sapone molto di più rispetto allo snack. Quindi, come dico sempre, buoni acquisti, buone salvate, vi vediamo al prossimo video. No, oggi ho visto pure un po' di famiglia.